Benvenuti a tavola, è un programma presentato da Poker 80 a Belluno. Benvenuti a tavola, ben ritrovati Alessio e Alberto. Siamo da Joric, Sedico. Questa stagione elemento principale è il forno, cotture dolci o salate, e questa settimana la dedichiamo a giovani chef bellunesi. Allora, oggi che si fa? Oggi prepariamo una crema bruciata al cardamomo. Ok, ingredienti? Molto semplici, tuorlo d'uovo, zucchero, latte, panna e cardamomo. Allora Alessio, cominciate pure. Sì, iniziamo subito, dobbiamo portare in infusione il latte e il cardamomo, lo scaldiamo, lo portiamo a ebollizione e lo lasciamo raffreddare. Quando sarà freddo lo filtriamo. Perfetto. E poi possiamo procedere con la preparazione della nostra crema bruciata. Ok. Quindi uniamo il latte e la panna in un pentolino. A freddo? Sì, cioè sì. Quando proprio il latte si è raffreddato. Esatto. Ok. Lo facciamo scaldare e nel frattempo sbattiamo i tuorli d'uovo con lo zucchero. Alessio, a questo punto? A questo punto, quando il latte bolle, lo versiamo sulle uova sbattute. Ok. E il composto ottenuto lo riversiamo nel pentolino. Dopodiché rimettiamo il pentolino sul fuoco e lo portiamo a ebollizione. Abbassiamo il fuoco e lo lasciamo per 2 minuti a cuocere. Alessio, prima di procedere con l'ultimo passaggio, volevo farti una domanda. Se decidessimo di fare questa ricetta solamente con l'ausilio del forno, sarebbe possibile? Sì, è possibile fare questa ricetta esclusivamente col forno. Dovremmo tralasciare la parte della cottura nel pentolino, quindi mescolando tutti gli ingredienti a freddo per poi versarlo in queste piccole cocottine e procedere con la cottura. Quando le avete riempite, le mettete in una placca alta, dai bordi alti, e arrivate al bordo riempiendo con dell'acqua. Bene, a questo punto copriamo la placca con della carta stagnola. E portiamo in forno le nostre creme. 50% di sconto! Da Poker 80 a Cavarzano Belluno. Qui la qualità è conveniente. Giubbotti in pelle, montoni, piumini, giacconi, per tutte le età e i gusti. Poker 80, tantissimi capi scontati del 50%. E non solo, borse, accessori e valigie. A Belluno, in piazzale Vittime di Via Fani. A questo punto tutto è pronto, andiamo sì. A prendere la nostra crema bruciata. Quindi la togliamo dal forno, la lasciamo raffreddare leggermente che rassodi, ora le togliamo dall'acqua e abbiamo due sistemi, attenzione che è caldo. Possiamo scegliere come caramellizzare lo zucchero o con un cannello, altrimenti dovremo impostare il nostro forno nel programma gratinatura alla massima temperatura e lasciarle 1 minuto vicino alla resistenza per gratinarle. Diamo il fuoco. Alberto ci fa vedere l'altra alternativa. Crema bruciata pronta, impiattiamo Alessio. Impiattiamola. Noi ci rivediamo domani a Benvenuti a tavola.